Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Buonasera Eccellenza. Nel girone A vincono le tre battistrada, Portici, Afragolese, Savoia. Nel girone B, Ebolitana salda in vetta, Sorrento che puntella il secondo posto dopo aver battuto la Picciola. E domenica ci sarà proprio lo scontro diretto col Cervinara, che spera comunque, in caso di vittoria, di poter agguantare questo secondo posto. Quindi comunque giochi aperti in chiave playoff nel girone B e chiave promozione nel girone A. Buonasera Marco Miserini. Buonasera Stefano, Sono buonasera a tutti. particolarmente Grazie contento di averti un'altra volta in studio. per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Un saluto anche da parte mia, affettuoso, a chi ha la voglia, la volontà, il coraggio di seguirci. E quindi chiamo Pino Fontana, entrare subito nel vivo nella trasmissione con le grafiche partendo dal girone A, risultati e classifica dell'ultimo turno. Penso che qualche secondo. E saremo, intanto ci sarà, ecco, cominciamo ad anticipare uno scontro diretto Portici Afragolese di cui domenica, Riguardo no? Di cui una parleremo partita molto in attesa. maniera approfondita. E allora, Portici batte largamente il Varano 4-1, bellissima partita tra Sessana e Procida che finisce 3-3, il San Giorgio viola il Cabo e la Neapolis 1-0, il Casalnuovo batte Scioltezza, la Virtus Volla 3-1. Vittoria larga in trasferta della Fragolese, Gasa e la Real Albanova di Enzo Potenza per 4-0, con Carotenuto e Allegretta che insomma mattatori di questo pomeriggio. Vittoria esterna anche la Marignanese, Gasa del Piemonte per 2-0 e ci sono state anche le dimissioni proprio nelle ultime ore di mister Durazzo del Piemonte. Forio che asfalta l'Hermes Casagiove 5-0 e appunto come detto Savoia che torna alla vittoria per 2-0 col Mondragone con le reti appunto di Bomber Esposito e del gioiellino Tulimieri. Io dico sempre gioiellino perché è un giocatore d'altalento sopraffino Di anche se ormai categoria non è proprio giovanissimo, non è un under, però superiore sicuramente. assolutamente sì. La classifica. E allora, Afragolese che mantiene la prima posizione con 56 punti, a seguire il Portici con 54, Savoia 52 e anche qui lotta diciamo, per i playoff, per gli ultimi due posti disponibili che in questo momento sono appannaggio di San Giorgio a 44 punti e del Procida a 42, tallonato, ma in questo senso tallonato tra virgolette perché sono a pari punti tutti e due, dal Casalnuovo 42 punti. Forio 30, Sessana 29, Albanova 28, Varano 25, Marignanese e Mondragone 24, Piemonte 19, Virtus Volla 16, Neapolis 9, chiude l'Hermes Casagiove con 4 punti. E allora, fra qualche secondo, non so se è già pronto, avremo il collegamento col nostro amico Maurizio Longhi che ci relazionerà in maniera approfondita, no? Soprattutto anche sull'ultima vittoria del Portici, un po' sui risvolti delle ultime partite del girone A. E chiedo a te, Marco, insomma, risultati come da pronostico, in realtà. Erano turni un po' agevoli per tutte e tre, diciamo, le squadre che battono, no? Sono le battistrade del girone. Forse l'Albanova aveva l'impegno un po' più difficile, chiedo scusa, la Fragolese, Gasa e In la casa Real d'Albano. Albanova, però alla fine ha dato una prova di forza, forse è proprio stata la vittoria più squillante e più convincente. Sì, è stata una giornata, come dicevi tu, dove tranne il Procida che ha comunque pareggiato contro la Sessana in una veramente una partita pirotecnica con tanti gol, diciamo, le altre non hanno avuto difficoltà. Pensavo che la Fragolese potesse avere un po' più di problemi, visto il momento di gran forma del Real Albanova, invece è riuscito a batterla in maniera anche con un risultato eclatante. Per quanto riguarda invece la situazione dei playoff, come dicevi tu, si battaglia per il quinto posto, saranno tre squadre, secondo me a questo punto San Giorgio, Procida e Casalnuovo, che dovranno cercare anche di mantenere, Stefano, i ritmi Certo. delle prime in classifica, perché poi non dimentichiamoci sempre della famosa distanza dei 10 punti. Però penso che nelle ultime 8 gare bisogna un attimino iniziare da domenica con questo bellissimo big match e capire cosa succederà negli scontri diretti. Benissimo, Marco. Dovremmo avere Maurizio. Maurizio, ci sei? Buonasera Stefano e buonasera a Grande, tutti i telespettatori. grande Maurizio, come stai? Tutto bene, Stefano? Tu come stai? Come va?
A me benissimo, Maurizio, tranquillizziamo tutti, tornerai, insomma ci stiamo facendo, tornerò, ci stiamo staffettando. Tu diciamo che sei il conduttore bravo di Buonasera Eccellenza, io sono il conduttore meno bravo. Ma tu, no, assolutamente, non lo dire, se no ti taglio subito, sei il conduttore principe invece. Stefano, però io non ti sento benissimo, non ti sento benissimo. Mi senti adesso? Ora va un po' meglio, ecco. Senti, Maurizio, parlavamo proprio di queste tre vittorie delle tre, diciamo, squadre principe del girone, no? Sì. Il Portici non è che stava vivendo un momento di crisi, questo ce lo puoi dire tu, però qualche battuta a vuoto, insomma, questo 4-1 in un certo senso è una prova di forza, no? Cioè il Portici dice presente, vuole starci fino alla fine. Sì, dicevo Stefano, una vittoria scaccia fantasmi quella del Portici, ottenuta con pieno merito contro il Barano, una squadra, quella ischitana, che ha disputato un grande girone di andata, mentre nel girone di ritorno rischia di essere risucchiata, anzi forse è già stata risucchiata nel calderone della classifica. Una vittoria importante quella ottenuta da parte degli uomini di mister Borrelli, che comunque hanno travolto con pieno merito il Barano, gara archiviata già dopo i primi 45 minuti di gioco, in grande spolvero il Porticese di Pietro, che ha realizzato una doppietta. E sì, il Portici, come giustamente hai sottolineato tu Stefano, non viveva un grande momento di forma, forse dovuto anche alla vittoria della Coppa Italia, quindi difficilmente poi si riesce sempre ad essere competitivi su due fronti. Era prevedibile un po' un calo di forma, un calo fisiologico da parte della squadra vesuviana, che aveva pareggiato contro l'Isola di Procida in casa. Il Portici adesso sta giocando le sue gare casalinghe al Solaro di Ercolano, sempre per la querelle dovuta allo stadio. Quindi un pareggio che poi tutto sommato contro l'Isola di Procida si è rivelato anche un punto d'oro, perché ricordiamo che al 90esimo il Portici soccombeva di due gol. L'Isola di Procida conduceva la partita sul 3-1, poi nell'extra time dal 90esimo in poi è salito in cattedra un cannibale d'area di rigore come Marco Incoronato, che ha realizzato una doppietta e ha fatto sì che il Portici evitasse di soccombere in casa. E poi un po' più deludente invece il pareggio ottenuto al Conte di Mondragone contro la squadra di mister Amorosetti. Un pareggio che è costato il primato al Portici, ora conduce la Fragolese, ma la settimana, cioè domenica prossima, al Papa di Cardito si giocherà questo big match proprio tra Fragolese e Portici. E infatti Maurizio, questo ti volevo chiedere, vabbè, pronostici evidente, no? Poi se lo vuoi fare, fallo, insomma, io immagino che hai già chiaro il quadro un po' di quello che può essere questa partita, però ti chiedo, magari a te più chiave Portici, perché ovviamente una simpatia prevalente per il Portici ce l'hai, alla Fragolese chi toglieresti? In quanto Portici. Cioè. Porticese, ma anche collaboratore della società, insomma, è accumulato l'anno scorso, hai fatto una bella esperienza. L'anno scorso. Chi toglieresti? Proprio caro tenuto alla Fragolese? O qualcun altro, insomma? Ah, e questa è una bella domanda. Beh, sappiamo che caro tenuto è un top di questa categoria, un giocatore che da solo è in grado di risolvere le partite, è il capocannoniere del girone. Sta dimostrando di essere un giocatore devastante, però più che caro tenuto, ripeto, un giocatore che non ha bisogno di elogi straordinari. Ma perché un giocatore, Maurizio, ti interrompo, è un giocatore che ha la mentalità vincente. Cioè io penso che in queste categorie non basta il giocatore di categoria superiore dal passato, ma mentalità vincente significa che ha vinto. Ha vinto tanto anche negli ultimi anni. Sai che significa vincere un campionato? Come si vincono i campionati. L'anno scorso lui ha vinto il campionato con la Nocerina, si chiamava ancora Città di Nocera, due anni fa l'ha vinto a Gragnano, quindi sa come si vincono. E precedentemente con l'attuale allenatore del Sorrento, quindi e precedentemente col Savoia, poi con Savoia, sì con l'Arzanese, allora ha vinto il campionato di Serie D addirittura, quindi esatto, quindi
Verciò, davvero un giocatore che sa come si vincono i campionati, ma la Fragolese è dotata di tanti elementi che sanno come si vincono i campionati. Però, venendo alla tua domanda, io toglierei un porticese alla Fragolese, Di Paola, esterno destro. Un giocatore straordinario, un giocatore che per me merita ben altre categorie, Di Paola. Sì. L'ho visto anche, l'ho visto più volte, ma mi ha impressionato soprattutto all'andata, la partita vinta dal Portici con pieno merito contro la Fragolese, una gara sottotono disputata da parte degli uomini di Mister Suppa, però il migliore in campo per i rossoblù fu proprio Di Paola. Un giocatore straordinario, un giocatore devastante, quindi questa è la mia risposta. Se dovessi togliere un giocatore alla Fragolese, toglierei proprio Di Paola. Secondo te quale può essere la chiave di questa partita? Ecco, te lo chiedo a sto punto il pronostico, dai, più forte di me. Dove si può decidere? Dov'è che è più forte il Portici? Dov'è che è più forte la Fragolese? Guarda, io sul pronostico, Stefano, non mi voglio sbilanciare, anche perché è una partita da tripla. Una partita da tripla, davvero sì. Tutto può essere. Questo è chiaro. Poi per la legge dei grandi numeri il Portici rischia un po', perché quest'anno ha incontrato la Fragolese 3 volte tra campionato e Coppa Italia. 2 vittorie e 1 pareggio. Quindi certo. Il Portici, poi tra l'altro dopo aver vinto contro la Fragolese nella gara di campionato, poi dopo 3 giorni il Portici si è ripetuto proprio al San Ciro, poi ha pareggiato in casa della Fragolese, ma eliminandola dalla competizione che poi il Portici ha vinto. Poi su quello che potrà succedere sul rettangolo di gioco, la Fragolese ha una difesa forte, ha una difesa molto forte, anche il Portici, però ha giocatori che comunque hanno vinto i campionati come Loreto, come Gargiulo, ha un terzino sinistro, Novelli, un under 98 che l'anno scorso giocava proprio nel Portici, che io ho visto allenarsi e giocare proprio in maglia azzurra, un terzino molto promettente che è molto bravo soprattutto in progressione, molto bravo nei cross, quindi il Portici, che è dotato di un grande attacco, potrà far fatica a scardinare il bunker rossoblù. Poi c'è il fattore casalingo che può incidere in queste partite. Prevedo una bolgia al Papa di Cardito domenica mattina. Sicuramente anche i tifosi del Portici seguiranno la loro squadra in massa, però la tifoseria rossoblù è straordinaria, lo sta dimostrando quest'anno, quindi il Portici deve scendere in campo forte anche dal punto di vista mentale per sperare.